Io la ringrazio per la domanda. Il 7 maggio del 2008, quando il Presidente del Consiglio pronunciò il mio nome come Ministro della Giustizia dal Quirinale, in serata raggiunsi questo ufficio, ringraziai il Presidente Berlusconi per la fiducia e mi dimisi da coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, perché ritengo che il ruolo di Ministro della Giustizia sia incompatibile con ogni altro incarico. Dunque, io mi dimetterò, lo farò nel momento in cui il Consiglio nazionale mi immetterà nell'esercizio della funzione e comunque non prima di avere presentato, cosa che avverrà nelle prossime settimane, i due decreti che il Parlamento ci ha affidato. Il codice antimafia, perché il Parlamento ha affidato la delega al Governo e dobbiamo adempiere, e ci tengo personalmente a firmare il codice antimafia. L'altro decreto è quello che riguarda la semplificazione dei riti del processo civile, che farà sì che la procedura civile italiana tornerà ad essere composta da 3 o 4 processi piuttosto che da una trentina di modalità procedimentali. Questi due atti compiono la strategia in materia antimafia che con il governo Berlusconi e insieme al ministro Maroni credo di poter dire che non abbia avuto precedenti, e quella riforma del processo civile che incrocia esattamente la necessità di efficienza della giustizia civile italiana. Dunque mi dimetterò immediatamente entrato nel possesso della funzione e prima di quella data io presenterò in Consiglio dei Ministri questi due decreti attuativi di due deleghe ricevute dal Parlamento. Successore, abbiamo naturalmente già esaminato i possibili candidati, ma non è questo il momento per fare dei nomi.